Questo numero è illegale. Diffonderlo è vietato perché nasconde un programma illecito. Lo so, sembra la trama di un film, ma questa è la vera storia di come è stata creata la protezione dei DVD. E soprattutto della creatività nella girare un blocco che ha creato questo numero illegale a cui arriveremo. Nel 1995 era nato un nuovo modo di guardare i film in casa, i DVD. This is DVD. E con questo nuovo strumento diventa necessario qualcosa di nuovo per proteggerli. Da quando abbiamo iniziato a riprodurre i nostri scarabocchi di qualsiasi tipo, fossero libri, dipinti, foto, film, abbiamo dovuto proteggerne la copia. Quando negli anni 80 arrivò il videoregistratore che permetteva di registrare e riprodurre le videocassette, Jack Valenti, presidente della Motion Picture Association of America, disse una famosa frase al congresso americano. Il videoregistratore è per un produttore di film e per il pubblico quello che lo strangolatore di Boston è per la donna da sola a casa. Nonostante la gelosia di Valenti, le videocassette non solo ebbero un grande successo, ma furono una fetta molto importante dei ricavi per l'industria cinematografica degli anni 80 e 90. Con l'avvento dei DVD, però, bisogna studiare nuovi modi per la protezione dei contenuti, anche perché i DVD sono uno strumento digitale fatto di zeri e uni. Anche per questo, sempre Valenti farà lobbying per far passare il Digital Millennium Copyright Act, anche noto come DMCA. La legge che regolamenta la protezione del copyright su internet, eccetera, eccetera, che sarà in effetti il nostro strumentopolo misterioso. E dunque per la protezione degli zeri e degli uni dei DVD viene inventato il CSS, Content Scrambling System, o come piace dirlo a me, sistema per strapazzare i contenuti. Non ci interessano particolarmente i dettagli tecnici di come vengano criptati e decriptati i dati, ci basta però sapere che i diversi lettori o programmi di rilettura DVD avevano le chiavi per decrittare i contenuti. Il sistema veniva venduto con una licenza ai produttori che comprendeva ovviamente il divieto di diffonderne dettagli e tantomeno le chiavi. Per via di questo accordo non vi era modo di usare i DVD protetti da CSS in un sistema Linux e non era possibile creare dei player open source i quali avrebbero violato l'NDA sul funzionamento del CSS. Se eri un utente Linux, pur acquistando un DVD e pur avendo uno slot per i DVD sul computer, non potevi riprodurlo. A questo punto dobbiamo fare una doverosa premessa, ovvero che downloading films is stealing. If you do it, you will face the consequences. These anti-piracy ads are getting really mean. In ogni caso, come ho già detto in passato, io non ho mai piratato un film. Il CSS inizia a essere usato circa nel 96. Da che mondo è mondo, però, per ogni lucchetto che l'umanità mette a qualcosa, qualcun altro vorrà sempre trovare una chiave per aprirlo. Nasce il progetto Livid, una crasi tra Linux Video e DVD, per trovare un modo di usare DVD su Linux. Nel 99, sulla mailing list di Livid Dev, viene pubblicato The CSS, un programma per Windows che fa esattamente quello che vi potete immaginare. Il 1 novembre 1999 Wired titola «Pirateria dei DVD, si può fare». La più grande paura degli studi cinematografici si è realizzata, la crittografia dei DVD è stata violata. DCSS era stato sviluppato usando programmi illegittimi per riprodurre i DVD sul computer, come WinDVD, i quali ovviamente avevano le chiavi funzionanti per decrittare i DVD, e permette di copiare i DVD decrittati su un hard disk. Si scopre tra l'altro che le chiavi del CSS sono lunghe 40 bit,
il che rende vulnerabile il sistema a un attacco di forza bruta. Quando parliamo di crittografia, con forza bruta intendiamo semplicemente il provare combinazioni a ripetizione. Come se avessi un lucchetto e iniziassi a provare 000, 001, 002, 003, eccetera. 40 bit vuol dire una sequenza di 40 zeri e uni. Quante combinazioni sono? A ogni slot posso scegliere solo tra 0 e 1, quindi ho due scelte e ripeto questa scelta per 40 slot. Le combinazioni quindi saranno 2 per 2 per 2 per 2 40 volte, ovvero 2 alla 40, che fa circa 10 alla 12 combinazioni. Quello che da noi si chiama un bilione e in America invece si chiama trillion, perché manco sui numeri riusciamo a metterci d'accordo, porca miseria. Quello che conta è che erano tante combinazioni, ma era comunque un numero su cui un computer poteva lavorare. E non solo, Frank Stevenson su Livid Dev pubblica un attacco che abbassa la complessità da 2 alla 40 a 2 alla 16, che è appena 65.000 combinazioni. Non dico che lo puoi fare a mano, ma come viene scritto nella mail, questo dovrebbe ridurre il recupero della chiave da circa 17 ore a una frazione di secondo. DCSS non usava un metodo di forza bruta, tuttavia questa nuova scoperta è comunque importante, rende chiaro che si può violare il CSS in modo relativamente semplice anche senza DCSS. Ora, a questo punto, poteva forse l'industria cinematografica lasciar correre la questione? Assolutamente no. Il 5 novembre 1999 Derek Focus deve mettere offline il suo sito in cui c'era del codice per DCSS. Il suo provider dice che sta violando il copyright. È qui che inizieranno i problemi, ma anche l'incredibile controffensiva della comunità di internet. Dobbiamo a questo punto parlare di uno dei pochissimi protagonisti noti della vicenda, Jon Lech Johansen. Parlo di pochissimi protagonisti noti per un motivo molto semplice. Siamo nel 1999 e si tratta in fin dei conti di aggirare una protezione del copyright. Due dei tre presunti sviluppatori di DCSS sono ancora anonimi. Solo di Jon si conosce l'identità, qualcosa per cui il ragazzo ha rischiato grosso. Dico ragazzo perché Johansen nel 99 era un norvegese di soli 15 anni. Aveva una passione per l'elettronica fin da piccolissimo e si divertiva a fare reverse engineering degli apparecchi che gli capitavano sotto mano. Jon da ragazzo compra un lettore MP3 che però cresceva continuamente. Dopo averlo analizzato scrive un nuovo software per il lettore, migliore e con meno bug, e lo pubblica gratuitamente. L'azienda produttrice dell'MP3 lo contatta per assumerlo, ma non si fa più sentire dopo che Johansen gli invia il curriculum. Forse erano rimasti delusi dal fatto che avesse solo 17 anni all'epoca. Nella nostra vicenda Johansen era il primo ad aver pubblicato DCSS, ammettendo pubblicamente la sua collaborazione al progetto, ma anche specificando che non era da solo. L'8 novembre Johansen scrive sulla mailing list di essere stato contattato da un avvocato degli studios, il quale gli chiede di rimuovere il link a DCSS sul suo sito. Voler tirare giù il download per un contenuto di questo tipo è un gioco di schiaccia la talpa. Il martello della giustizia inizia a schiacciare, ma le talpe si moltiplicano, creando sempre nuovi link per DCSS. Nel gennaio 2000 la polizia norvegese fa un raid a casa del 16enne Johansen, lo arresta e sequestra due suoi computer come prove. L'accusa è quella di infrazione di copyright e accesso non autorizzato a dei dati. Johansen continua a sostenere che l'obiettivo di DCSS sia semplicemente quello di poter vedere i DVD su Linux. Alla difesa per la causa di Johansen, che rischia 2 anni di prigione, interviene la EFF, Electronic Frontier Foundation, un importante no profit che si occupa della difesa dei diritti civili nel digitale. Secondo la EFF, Johansen non dovrebbe essere accusato per aver violato la sua proprietà. Jon semplicemente voleva vedere i suoi DVD sul suo computer Linux. L'accusa della Økokrim, l'autorità norvegese per i crimini economici, è infatti quella che Johansen avesse violato una proprietà altrui per avere accesso non autorizzato a dei dati. Anche in USA la DVD Copy Control Association denuncia decine di individui, anche anonimi, per la pubblicazione di DCSS. La domanda che ci si comincia a fare nelle comunità di internet è: può essere del codice illegale? Perché invece non possiamo considerare il codice di DCSS come
parola da poter esprimere in libertà secondo il primo emendamento? Cosa è, in fondo, nella sua essenza, il codice, se non un pensiero scritto in un linguaggio adeguato alle macchine? Il dottor David Turetsky è un professore di informatica alla Carnegie Mellon University che si occupa della vicenda di DCSS. Il professor Turetsky ci permette di mettere innanzitutto alcuni puntini sulle i prima di arrivare alla questione che ci chiedevamo. La prima cosa da notare è che in realtà DCSS non era veramente il primo strumento per copiare dei DVD. Esistevano già dei DVD Ripper che però funzionavano in modo un po' diverso. Mentre DCSS effettivamente decripta i dati del DVD e permette di copiarli su un hard disk, i Ripper utilizzavano un normale player che decriptava legittimamente il DVD e a cui poi si collegavano l'output audio-video, copiando quindi dopo la decrittazione. La seconda è che DCSS viene trattato e dipinto dalla DVD CCA come uno strumento catastrofico per la pirateria. La realtà però è che i DVD hanno una capacità di almeno 4,7 GB, mentre i CD-ROM di cui i computer dell'epoca sono tipicamente dotati possono contenere 650 MB, perciò un DVD non entra su un CD. E anche conservare dei film su hard disk non è conveniente. Oggi qui dentro posso tenere 1000 GB, ma nel 2000 usare gli hard disk per conservare un film non è economicamente sensato, perché costa meno comprare il DVD. La conclusione di Turetsky è che la pirateria dei DVD sia profittevole solo per dei professionisti con dell'equipaggiamento dedicato e costoso, i quali comunque potevano fare copie bit per bit dei DVD già da qualche anno, crittografia compresa, che dunque CSS non poteva fermare. Lo stesso Jim Cardwell di Warner Home Video dice su CNN riguardo dei CSS: crediamo non ci sia alcun incentivo economico per hackerare questo prodotto. Il costo di un disco vuoto è più alto del prodotto finito e ci vogliono diverse ore per scaricarlo. Non c'è un reale incentivo economico per nessuno per hackerare questo prodotto. Nonostante ciò, gli studios non mollano la presa. Il 14 gennaio 2000, la Universal City Studios, la Paramount Pictures Corporation, la Metro-Goldwyn-Mayer Studios, la TriStar Pictures, la Columbia Pictures, la Time Warner Entertainment, la Disney e la 20th Century Fox intentano una azione legale contro Eric Corley, publisher di una rivista di hacking, Sean Reimerdes, Roman Kazan e 2600 Enterprises, in quanto avevano diffuso DCSS e dunque promosso un traffico di dispositivi di aggiramento del copyright, un atto illegale per il DMCA. Questa causa fu il primo test effettivo del Digital Millennium Copyright Act, entrato in vigore poco più di un anno prima. A proposito di quei 1000 GB di prima, voglio fare un ringraziamento pubblico a chi mi supporta su TP. Questa SSD per editare i video l'ho comprata grazie alle vostre donazioni. Il mio obiettivo è quello di rendere la mia attività su YouTube sostenibile. Se vi piace quello che faccio, potete darmi una mano al link sotto di TP. Il mio prossimo obiettivo è quello di avere degli abbonati ricorrenti che possano aiutarmi a sostenere le spese fisse mensili che ho per il canale. Se hai voglia di supportarmi al prezzo di meno di un DVD al mese, ti sarò immensamente grato. Altrimenti goditi il resto del video in santa pace. Ciao! Il 20 gennaio il giudice Kaplan emette una ingiunzione preliminare impedendo agli imputati di diffondere il codice di DCSS. Secondo gli imputati, DCSS rientrerebbe nella libertà di parola protetta dal primo emendamento e dunque dovrebbe esserne protetta la possibilità di diffonderlo. Il giudice però sostanzialmente non concorda, come scrive in un memorandum, scrivendo che la Corte Suprema aveva già mostrato come il diritto di parola del primo emendamento non potesse essere uno scudo per la violazione del copyright e che il codice non poteva essere diffuso in quanto direttamente eseguibile per svolgere la sua funzione. Quindi, ok, il codice di DCSS non si può diffondere. Ripetiamo. Il codice di DCSS non si può diffondere. Avete capito dove stiamo arrivando? Vi presento la galleria di CSS di Scramblers del professor Turetsky. Quello che succede dopo il blocco alla diffusione del codice, infatti, è una sorta di effetto Streisand ante litteram. Diverse persone iniziano a elaborare in modo creativo DCSS per poterlo diffondere in altro modo.
Non si può diffondere il codice, ma si può diffondere una foto del codice? Queste immagini non sono del codice eseguibile. Ovviamente un umano le può leggere e riscrivere, ma non essendo eseguibili, sono protette dal primo emendamento? Oppure, se lo stampo su una maglietta, Copyleft mette in vendita una maglietta che davanti ha un divieto con il logo della DVD-CCA e sul retro ha l'intero codice di DCSS stampato. Di sicuro non è un eseguibile. Il professor Turetsky pubblica poi una spiegazione in plain English del codice. Non è assolutamente un eseguibile, ma chiunque conosca il linguaggio C può seguire queste istruzioni per scrivere DCSS. Un'altra opera di Turetsky è questa. DCSS scritto in un linguaggio di programmazione che non esiste. È un linguaggio simile a C, ma di cui un compilatore non esiste e dunque non può materialmente essere usato ed eseguito come programma. Nel commento iniziale, infatti, scrive: "Per favore, non scrivete un compilatore per questo linguaggio, in modo da poter risultare come libera parola protetta e non come un programma." Questi sono giochini, ma ora arriviamo alle opere secondo me veramente più fantastiche. Quando andiamo a guardare bene, qual è il limite tra la parola, il codice in questo caso, e l'arte? Zeider Wartek presenta una lettura drammatica di CSS underscore di Scrambler.c. Una lettura del codice di 7 minuti e 20, parola per parola e simbolo per simbolo. Joe Wecker della band Don't Eat Pete registra una performance musicale della descrizione in plain English di Turetsky. Non solo non sono eseguibili, ma non sono forse opere d'arte esse stesse? Ora è palese come tutte queste rappresentazioni abbiano ormai trasceso la funzione di essere solo un sotterfugio per diffondere il codice. Ci sono tanti modi più comodi e meno evidenti per farlo. Ma penso che proprio questo renda belle e preziose queste opere. La creatività e l'interesse umano che va oltre la stretta funzione del contenuto e in cui la modalità stessa del messaggio ne diventa parte integrante. Per alcune delle rappresentazioni più belle e per il famoso numero illegale che avevo sbandierato inizio video, arriviamo a parlare di steganografia. La steganografia è la pratica di nascondere un messaggio dentro un altro messaggio, dal greco steganos, copertura, che sì, è la stessa radice che usiamo per stegosauro, ma anche quella da cui ci viene tegola. Questo termine nasce nel libro omonimo del monaco benedettino Johannes Trithemius, che appare come un libro che parla di magia, di come comunicare a grande distanza tramite degli spiriti, ma in realtà usando una chiave crittografica diventa un libro in codice sulla crittografia e sulla, appunto, steganografia. Su Wikipedia c'è questo esempio bellissimo. L'immagine di questo albero in realtà ne nasconde un'altra. Rimuovendo tutti tranne i due bit meno significativi di ogni colore, troviamo un'altra segreta foto. Questa di un bel gattone. Nell'ala steganografica della galleria di Turetsky, per esempio, troviamo il codice DCSS nascosto in questa immagine, o in questa, oppure scritto come sequenza di basi del DNA. Questa poi è la mia seconda preferita. Da una foto di Jack Valenti è stata fatta questa immagine con una versione molto breve del programma. Ma la mia preferita in assoluto, invece, è il nostro famoso numero. Arriviamo, finalmente, a capire perché esiste un numero primo illegale. Il piano di Phil Carmody è questo. Vuole trovare come conservare i bit di DCSS in modo che sia al di là della portata della legge, ovvero codificarlo in un numero che abbia una qualche proprietà intrinseca tale da essere meritevoli di pubblicazione al di là della sua presunta illegalità. Carmody era un esperto di grossi numeri primi, o come scrive lui stesso sul suo sito fatphil.org, un grosso esperto di numeri primi. L'idea è quella di trovare un numero primo in cui codificare le informazioni che sia abbastanza grande da essere notevole a livello matematico
e finire nelle prime pages del professor Caldwell. Vuole trovare uno dei numeri primi più grandi mai trovati con l'algoritmo ECPP, uno degli algoritmi usati per trovare alcuni numeri primi. La prima sfida è quella di trovare un numero primo che riesca a codificare il programma. E ci riesce. È un numero di 1401 cifre che, scritto in base esadecimale, diventa uno zip da cui si estrae il codice di DCSS. Tuttavia questo numero non va bene perché non è abbastanza grande. Sarebbe infatti effettivamente interessante solo come numero illegale. Phil vuole invece un numero che sia interessante per altra ragione, in modo da non poter avere la diffusione bloccata. E alla fine lo trova, il 14 marzo 2001, un numero primo di 1905 cifre. Il numero è 2 alla 1688 più 99. È il decimo numero primo più grande mai trovato con l'ECPP e dunque rientra per forza di diritto nell'archivio dei numeri primi, che ne conserva i primi 20 per grandezza. È un numero primo intrinsecamente interessante, ma è anche una codifica di un programma illegale. I suoi bit iniziali sono uguali a quelli del numero di 1401 cifre, con l'aggiunta di un po' di zeri alla fine e un altro byte aggiunto che lo rende primo. Ovviamente al giorno d'oggi non è più nella classifica. Il numero primo più grande provato con ECPP è di 50.001 cifre, trovato a giugno 2022. E il ventesimo in classifica di febbraio 2021 ne ha 27.000. Nelle prime pages però il numero è nella lista di numeri primi illegali. Ma dunque, un numero, nella sua essenza, può essere illegale? John Johansen nel frattempo ha vinto la sua causa. La pirateria non è stata sconfitta, ma probabilmente non lo sarebbe stata anche se DCSS non fosse mai esistito. E come sempre, grazie per la visione. A proposito, avete mai usato VLC per guardare un DVD? VLC è un ottimo programma open source che, tra le altre cose, può far partire il DVD usando libdvd css anche su sistemi Linux. Ma è lecito? Sulla pagina legale di Videolan c'è sostanzialmente scritto: guarda, vedi tu a me che cazzo me ne frega, a me, io sto in Francia, visto che l'azienda è francese. Tecnicamente libdvd css usa un metodo di forza bruta per violare il CSS e quindi dovrebbe essere considerato illegale, ma non ci sono state cause intentate a riguardo.